Salve carissime, salve carissimi, benvenuti nel mio nuovo interattivo. Interattivo super richiesto perché comunque ha a che fare più o meno con i ritorni, quindi facciamo un classico. Però l'ho un po', diciamo, come dire, adattato ad altre richieste, perché spesso mi viene detto, ma è da tanto che insomma ci siamo lasciati. Io spesso dico che le energie insomma non sono molto molto lontane, perché sennò poi si affievoliscono. In ogni caso, questo interattivo riguarda anche quelle persone che si sono allontanate da lungo tempo. E infatti l'interattivo è il seguente: tanto tempo è passato. Farà qualcosa di concreto verso di me finalmente? Quindi finalmente questa persona farà qualcosa di concreto verso di me? Qui parliamo di una situazione, anche, non solo, anche di una situazione dove è passato tanto tempo. Ovviamente è valido anche per coloro che passati 2 mesi, 3 mesi, insomma, facciamo che diciamo, diamo un'idea da partire da 1 o 2 mesi minimo a un massimo di 1 anno e mezzo. Va bene? Quindi andiamo a vedere questa situazione qui, andiamo ad analizzare questa situazione. Prima variante, la mano di Fatima abbinata ai miei Rider White. Seconda variante, l'albero della vita abbinato ai tarocchi di Marsiglia. Poi, per completare l'ascesa, prenderò alcune carte degli oracoli, così vediamo come mi sento. Va bene? Quindi voi fate la vostra scelta. Io intanto vi voglio comunque ricordare che gli interattivi sono energie generali. Quindi ragazze, ragazzi, vi prego di non fissarvi troppo sui responsi, appunto perché non possono risuonare su tutti quanti voi. Quindi dovete essere cauti, prendere questa situazione con leggerezza, perché se siete qui in questo momento sicuramente qualcosa vi deve arrivare, un consiglio, una frase, un pensiero, un suggerimento. Insomma, nulla succede a caso, però se nel caso non vi risuona nulla, passate all'altra variante. Se neanche nell'altra variante non trovate nulla, tranquilli, non è il vostro interattivo. Quindi poi magari lo farete più in là. Ovviamente, detto questo, devo anche appunto specificare che chiunque voglia un consulto personalizzato, nella descrizione del video ci sono i miei contatti zairafasseri@gmail.com, oppure nel mio profilo Facebook Zaira Fasseri in messaggio privato, o nel mio profilo Instagram I Tarocchi di Zaira, sempre messaggio privato. Allora, io passerei subito alla prima variante, la mano di Fatima. Guardate quanto è bella questa variante, la mettiamo qui. Quindi inizio la variante, inizio a mischiare i tarocchi. Qua, già, già qua, già qua. I tarocchi vogliono parlare, però aspettiamo un attimo, formuliamo almeno la domanda. Quindi, per coloro che hanno scelto la prima variante, la mano di Fatima, tanto tempo è passato. Puntualizzo, a partire da 1 mese fino a 1 anno e mezzo. Farà qualcosa di concreto verso di me finalmente? Quindi noi stiamo aspettando una persona che si è allontanata da noi da tanto tempo, dove presumibilmente non abbiamo notizie o poche o nulle o qualche salutino ogni tanto, insomma, di fatto situazione ferma, statica. Quindi vogliamo sapere se appunto c'è ancora una speranza di qualcosa di concreto che farà questa persona verso di noi, o se invece insomma nulla si muove ancora. Quindi andiamo a vedere cosa ci dicono i tarocchi riguardo questa domanda. Per coloro che hanno scelto la prima variante, la mano di Fatima, tanto tempo è passato, farà
qualcosa di concreto verso di me, questa persona che hanno nella loro testa, nei loro pensieri, nel loro cuore, coloro che hanno scelto la prima variante, la mano di Fatima. Andiamo a vedere cosa ci dicono i tarocchi riguardo questa domanda. Viene fuori come energia di fondo mazzo un fante di spade, quindi qua questa carta ci parla di notizie improvvise in arrivo. Ci parla anche di una persona che potrebbe anche spiarci, tenerci d'occhio, anche di un'energia molto, diciamo, infantile. Abbiamo il 7 di coppe, abbiamo l'8 di spade. Abbiamo il 7 di denari, abbiamo l'asso di spade, il 10 di denari, regina di spade, 5 di spade, quante spade ragazzi miei, 4 di bastoni, 4 di denari. E 5 di coppe. Allora, vediamo qui, prendiamo anche subito alcune carte degli angeli dell'amore, come li chiamo io, e vediamo. Quindi, tanto tempo è passato, farà qualcosa di concreto verso di me finalmente. Quindi prenderemo anche qui, sceglieremo una carta. Così a caso ed esce, pensa con ottimismo alla tua vita amorosa. La mettiamo qui a fondo mazzo, cioè fai attenzione alle bandiere rosse. Adesso prenderemo anche una carta degli angeli rispondono, sempre formulando la domanda: tanto tempo è passato, farà qualcosa di concreto verso di me finalmente? Andiamo a vedere, anche qui prenderemo una carta a caso, esce nel prossimo futuro e a fondo mazzo abbiamo guarigione. Quindi andiamo a sviluppare questa variante. Allora, come vi dicevo, di fondo mazzo abbiamo il fante di spade. Che cosa significa il fante di spade? Il fante di spade comunque ci parla di notizie, ci parla di una persona che anche se non si fa sentire, questa persona vi sorveglia, vi spia, vi tiene d'occhio. Quindi magari non lo so, vede lo stato, vede Facebook, vede i social, non so, chiede a qualcuno che, insomma, qualche amico che avete in comune, fatto sta. Che questa persona vi tiene d'occhio, vi spia. Perché vi spia? Vi spia perché lui in qualche modo ancora fantastica su di voi. Vedete il 7 di coppe. Perché ancora lui riflette, c'ha desiderio verso di voi, nonostante la cosa sia bella che bloccata. Perché qua vedete, qua la situazione, anche se non completamente, c'è stato un abbandono. Quindi si è voltato un po' le spalle a questa relazione. Però, da come ci suggerisce questa carta, vedete, due coppe sono rimaste all'impiedi, come dire che ancora tutto non è perduto. Infatti, io devo dire che questa persona, nonostante, insomma, probabilmente con un fare un po' tagliente, un po' anche, come dire, quando una persona è cinica, vi ha detto magari le cose come stavano, cioè che lui probabilmente non aveva al momento voglia, benché siete anime gemelle, perché qua mi viene un 4 di bastoni, però mi viene da pensare che questa persona in qualche modo causa conflitti, situazioni che creavano ansia, infelicità. Insomma, voglio dire, ci sono state delle situazioni che lui non ha retto. Per cui ha preferito appunto voltare le spalle a questa situazione e andare via, anche se le due coppe, vedete,
ci fanno anche pensare al rimpianto. Vedete, questa persona guarda ciò che ha lasciato e c'ha un viso di rimpianto. Quindi, tutto sommato, lui con voi aveva o voleva o si sentiva come in famiglia, aveva una stabilità completa, 10 di denari. E la carta del 4 di bastoni ci fa capire ancor di più questo suo legame che comunque aveva verso di voi. Però qua sicuramente questa persona come dire, è stata avara nel dare. Cioè lui pur avendo comunque questa diciamo voglia, questa stabilità con voi, non vi ha saputo dare ciò che voi volevate da lui. Ed ecco che vi ha trasformato in una regina di spade. La regina di spade potrebbe essere un segno d'aria, bilancia, gemelli, acquario, portarne l'ascendente. Ma io credo che la cosa fondamentale è l'energia. Ovviamente volgete al maschile, se siete maschi sarà una regina, se siete femmine sarà un re. Quindi qua o comunque siete voi stessi. Quindi in questo caso io penso che siete voi la consultante o il consultante. Perché qua c'è una persona che lotta con ardore, che antepone il dovere al piacere. Quindi, come dire, anche se con sofferenza devo staccarmi da questa situazione, perché questa situazione a voi, voi che seguite, voi che chiedete, vi ha creato l'infelicità. A causa di questa situazione, voi siete stata o siete ancora infelici. Perché questa persona vi creava dei conflitti molto, molto forti. Perché? Che cosa avrà fatto mai questa persona? Ma io penso che con questa energia del fante e questa carta che ci viene fuori, ma anche questa che ci dà notizie di brutte notizie, si sente insomma qui tutti i conflitti che ci sono, ma i conflitti si saranno scatenati a causa di una mancanza di chiarezza di questa persona nei vostri confronti. Perché vedete qua esce, fai attenzione alle bandiere rosse. Quindi questa persona non era sincera con voi, o vi ha tradito, o vi ha ingannato, o vi ha fatto credere cose che non erano. Di fatto, col suo modo di fare, ha creato questa situazione di cui io vi sto parlando. Quindi adesso andiamo a vedere se appunto abbiamo spiegato un po' la situazione, però tanto tempo è passato, farà qualcosa di concreto verso di voi. Allora, diciamo che questa persona, ripeto, probabilmente si sente molto legata a voi, molto. Però c'è anche da dire che le situazioni che sono successe fra di voi sicuramente lo hanno molto provato, o hanno provato molto voi. Però qua mi viene questa carta: pensa con ottimismo alla tua vita amorosa. Quindi pensare positivo, avere fiducia ti porteranno l'amore. E quindi io dico che con il tempo, sicuramente questa persona farà qualcosa di concreto verso di voi. Perché vedete, viene la carta nel prossimo futuro e viene la carta anche guarigione. Quindi qua sicuramente ci sarà una guarigione, sia che questa persona tornerà da voi e vi offrirà una diciamo proposta concreta, o anche se voi magari col tempo, pensando con ottimismo alla vostra vita amorosa, potete anche comunque guarire da questa malattia nel prossimo futuro ed avere una predisposizione per iniziare anche volendo una nuova relazione. Quindi diciamo che in ogni caso, alla domanda se lui farà qualcosa di concreto verso di voi, sicuramente qualcosa lo farà, ma con il tempo, perché comunque ancora c'è questa energia di voltare le spalle a una situazione. Però le due coppe rimangono all'impiedi e piano piano, pensando con ottimismo a questa situazione, ci sarà nel prossimo futuro, vedete, una guarigione. Quindi è una variante che volge nell'ottimismo. Quindi io la ritengo, diciamo, valida, la ritengo positiva, anche se fosse che questa persona non ritorna, diciamo, da voi, però
Ma sia che ritorna sia che non ritorna, per voi ci sarà una vittoria sentimentale. Ecco, questo è quello che mi sento di dirvi. Quindi questa era la prima variante, la mano di Fatima. Se vi siete riscontrati in questa variante, mettetemi un like. Mi raccomando, vi voglio leggere nei commenti se appunto ha risuonato con voi. E soprattutto, se non siete ancora iscritti e vi va di farlo, iscrivetevi al mio canale così che mi farete crescere. Ecco, grazie a chi ha ascoltato la prima variante e passiamo subito alla seconda variante. La seconda variante che è l'albero della vita, variante numero 2, abbinata ai tarocchi di Marsiglia. Quindi andiamo a vedere subito questa situazione. Allora, tanto tempo è passato. Ricordo che il tempo che più o meno io ho pensato per questa stesa è a partire da un mese a massimo di un anno e mezzo. Ok, quindi diciamo io l'ho voluto fare un po' di più per chi ha più tempo, però anche chi si è lasciato da un mese, 2 mesi, insomma, voglio dire, può comunque fare questa domanda, perché sapete, il tempo è relativo nelle energie, quindi a noi possiamo passare un mese che ci sembra un anno che ci sembra un mese, quindi è relativo, però comunque in ogni caso ho voluto anche accontentare a quelle persone che mi scrivono e mi dicono: ma noi ci siamo lasciati un anno e mezzo fa. Siccome io faccio sempre gli interattivi molto brevi nei tempi, ho voluto fare questo anche per queste persone che mi hanno richiesto questo. Allora, quindi tanto tempo è passato, farà qualcosa di concreto verso di me? Allora, per coloro che hanno scelto la seconda variante, l'albero della vita, quindi la persona che hanno nella loro testa, nei loro pensieri, nel loro cuore, coloro che hanno scelto la seconda variante, l'albero della vita, dopo tanto tempo passato, farà qualcosa di concreto verso di loro? Quindi tanto tempo è passato. Farà qualcosa di concreto verso di me finalmente? Andiamo a vedere. Qui abbiamo come energia di fondo mazzo un 8 di bastoni che metteremo qui. Allora, andiamo a vedere che cosa ci vuole dire questa situazione, queste carte. Abbiamo la carta del mondo, abbiamo il 7 di coppe, che non manca mai nelle mie stese, non si capisce perché. Abbiamo un cavaliere di denari e un 2 di coppe. Ragazze, qua abbiamo un bel 2 di coppe e un 2 di bastoni. Una regina di denari, segno di terra, capricorno, vergine, toro. Abbiamo un 4 di coppe. Abbiamo la carta del matto. Eccolo qua che lui è uscito come un matto. E te pareva? 4 di bastoni e asso di bastoni. Fondo mazzo, come vi dicevo, 8 di bastoni, che comunque è una carta di comunicazione, di messaggi, di giustizia. Quindi qua ci saranno dei movimenti veloci, quindi si accorcerà la distanza con qualcuno. Quindi ci sarà un lavoro, diciamo, si lavorerà con profitto e ci saranno delle cose che risorgono. Quindi, se si lavora, ci sarà questa situazione che appunto risorgono. Quindi andiamo a vedere adesso con gli angeli dell'amore, così farò la lettura completa. Quindi vediamo gli angeli dell'amore che cosa ci diranno molto presto. E a fondo mazzo chiama la tua anima gemella. Quindi qua qualcosa succederà molto presto e chiama la tua anima gemella. Molto molto bene. Andiamo a vedere adesso con le risposte degli angeli.
cosa ci dicono le risposte degli angeli. Quindi tanto tempo è passato, farà qualcosa di concreto verso di me finalmente? Andiamo a vedere, prenderemo anche qui una carta. Tempismo perfetto viene fuori e poi ancora a fondo mazzo trova un compromesso. Quindi qua bisogna trovare un compromesso e nel tempismo perfetto ci sarà una soluzione. Allora andiamo a avvolgere queste carte, vediamo cosa ci vogliono raccontare queste carte di questa stesa. Allora, come dicevo, l'otto di bastoni è una carta comunque positiva perché ci parla di comunicazione, di messaggi, di un senso di giustizia, di un movimento veloce che si sta operando, cioè come se qualcuno sta lavorando con profitto per far sì che questa distanza con qualcuno si possa, diciamo, attudire. Qua c'è un riavvicinamento, si lavora per far risorgere qualcosa. Infatti qui abbiamo un bel cavaliere di denari, vedete, farà qualcosa di concreto verso di voi finalmente? Sì, perché il cavaliere di denari è il cavaliere concreto, è il cavaliere che porta una proposta responsabile, è l'unico cavaliere che lo fa. Quindi qualcosa di concreto porterà. E che cosa porterà questo cavaliere? Vedete, un meraviglioso due di coppe. Quindi qua c'è il ritorno, ma c'è anche un ritorno proprio in grande stile, perché proprio parla di un ritorno, diciamo, responsabile. Però, ahimè, insomma, ovviamente, come si dice, se qualcosa di storto ci doveva essere, e che cos'è che c'è di storto? L'energia di questa persona è un'energia di un matto, quindi è l'energia di una persona che, come dire, è una persona è irrazionale, è una persona insicura, confusa, anticonformista, una persona che vuole sempre fare nuove esperienze, vuole sempre girare in largo, in tondo, in lungo. Insomma, questo è una persona che non si vuole impegnare, benché lui per voi, vedete qua c'è quattro di coppe, vedete qua, guardate che una stesa proprio chiarissima, quattro di coppe, il matto quattro di bastoni, vedete, lui nonostante non fa che sfuggire o ha un'energia autodistruttiva, nonostante lui sente per voi questo due di coppe, sente anche comunque la voglia di non impegnarsi. Due di bastoni, vedete, ci parla di ostacoli, di rivalità e di liberarsi da qualcosa che lo opprime. Quindi lui sente questo sentimento per voi, regina di denari, donna magnifica. Ricordo che la regina di denari può essere un segno di terra, capricorno, vergine, toro o portarne l'ascendente, o anche comunque se non lo è una donna bella, magnifica, responsabile, indipendente, che sa dare tanto, che gli ha dato tantissimo e che lui non riesce a dimenticare. Quattro di bastoni, legame splendido, legame, anima gemella, armonia, unione solida. Però questa persona, purtroppo per voi, questa persona che avete incontrato, purtroppo è un po' autodistruttiva, ha paura di lasciarsi andare, non vuole fare azioni, è in contrasto, quindi c'ha una sorta di duello con se stesso. Per una mano vi vuole, per l'altra mano vuole rimanere libero. E lui in questo caos mentale che fa? Fantastica, fantastica, tutto rimane nel lato della fantasia, quindi fantastica di incontrarvi, fantastica di uscire con voi, di venire verso di voi, fantastica di fare l'amore con voi, di stringervi, la passionalità, il sesso, tutto. Quindi rimane tutto nel fantasticare. Quindi qua è una situazione veramente particolare, perché nonostante queste bellissime carte che noi comunque bene o male abbiamo, però questa persona ha questa energia. Vediamo un attimino che cosa succederà. Quindi insomma, qui, nel senso, qui già abbiamo visto, no, è passato tanto tempo, ma questa persona ancora vi ama, vi desidera,
Vedete? Quindi non c'è dubbio, però vedete c'è il legame, c'è la proposta responsabile che vuole darvi, però ancora non è pronto, non è pronto perché ha questa energia del matto. Lui non vuole, come dire, non vuole appendere i guantoni al chiodo, vuole tenersi questa sua ambita libertà. Vediamo che cosa succederà quindi. La proposta concreta ci sarà, ripeto, ma ci vorrà tempo. E invece qua noi, nella carta che abbiamo scelto degli angeli dell'amore, mi dicono molto presto, quindi decidi lucidamente cosa vuoi che avvenga adesso, perché così avviene. Quindi è come se voi dovete buttare nell'universo, nell'etere, un'energia di volere che quest'uomo, è come un richiamo, venga da voi, perché voi siete anime gemelle, vedete? Le tue preghiere, le affermazioni, le visualizzazioni vi faranno incontrare, come dire, credeteci con tutta voi stessa o voi stessi, che voi se vi fissate, fissate, no fissate, nel senso se visualizzate questo ritorno, voi con la vostra energia, poiché siete anime gemelle, vedete, anime gemelle. Tre carte che dicono la stessa medesima cosa. Quindi, se voi chiamate questa persona che cosa farà? Troverà un compromesso, farete in modo di venirvi incontro. Dovete trovare un compromesso e il tempismo perfetto vi riunirà. Quindi io questa la ritengo una variante molto positiva, una variante che ci suggerisce anche che comunque a volte le persone possono essere molto legati, ma anche essere molto diversi, e se si trova un compromesso, se si arriva a mezza strada, un passo voi, qualcosa la cedete voi, qualcosa la cede lui. L'importante, quello che conta, sono i sentimenti che ci sono. Vedete, ci sono i sentimenti e c'è la voglia, vedete, di una proposta responsabile e soprattutto di una realizzazione il mondo. Quindi questa era la stesa numero 2. L'albero della vita, ovviamente fatemi sapere nei commenti se vi siete ritrovati in questa variante. Mi raccomando, mettetemi like se vi è piaciuta e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Il canale ha bisogno del vostro sostegno per andare avanti, per crescere. Quindi io con questo, interattivo vi saluto, vi ringrazio di essere stati qui con me e vi do appuntamento al mio prossimo interattivo. Un abbraccio caldissimo e fortissimo dalla vostra Zaira. Ciao, un bacione!